Ciao a tutti, buona domenica! Ciao! Eccoci, che ore saranno? Sono le 15.03. Tre minutini di ritardo, ma ci hanno portato il pranzo tardi, scusate. Di domenica, qui a 7. 17 dicembre. Allora, siamo anche già live, perché io vedo la notifica, eccola qua. Eccoci. Mettiamo il solito nostro link allo shop. Esatto. Oggi ci vedete con gli effetti speciali, non è un difetto dei vostri telefoni, ve lo dico. Tutte le stelline, sono tutte le stelline. Allora, peccato che voi non possiate vedere il mio fantastico maglione con una renna gigante. Sto condividendo, ecco qua. Di che vogliamo parlare? È ovvio. È ovvio, mi sembra. Eccolo ovvio. Qui. Okay. Ok. Condivisa. Allora. No, scusate perché ho l'altro telefono ancora con l'audio aperto. Allora, ragazze, io nel frattempo, mentre lei fa alberi di Natale a non finire, io vi sto preparando un bel aggiornamento di YouTube con gli ultimi tre tutorial, che tra poco diventeranno quattro, perché con questo quattro. Però questi tre, due sono già su YouTube. La prima e la seconda parte del tutorial, quello per le shaker card, quello che avete visto qualche giorno fa, in due parti. E tra poco metterò su anche quello completo di ieri sull'alberello in spalmato amore. Che poi è? Appena ho tempo tra una cosa e un'altra, metterò anche quello di oggi. Però... Okay. Tanto al limite nel frattempo ve le potete rivedere riguardando le dirette. Sì, sì, poi tanto faremo il solito post che vi... riunisce tutti i link degli ultimi video caricati, per cui esatto. Se non li volete cercare su YouTube, basta che linkiate su il post che riassuntivo. Ciao Rosa, ciao, ben arrivate tutte, belle, bello pure di domenica, che esatto. Bello. E il fatto che oggi siamo in diretta vuol dire che l'esperimento, come sperava Rosa, È riuscito ieri. Esatto. E, grande successo per questi alberelli. Sì. Io non faccio in tempo a finirli, che si vendono. Esattamente. Anche quello ieri del tutorial, e poi la foto finita la vedrete nel montaggio YouTube dell'ultimo video che sto preparando. L'abbiamo appoggiato in vetrina e è stato venduto. Esattamente. Poi vi vedo per poco perché purtroppo un impegno, mannaggia, ci rivedi, dai. Ti perdoniamo. Voi che prendete impegni di domenica sotto Natale, ma insomma. Sì, insomma. Allora. Va bene. Poi ho creato, ma come ieri ve lo faccio vedere alla fine, una composizione perché ho trovato un'altra Sagra Famiglia. E... noi in diretta ci prendiamo anche il caffè, sì, adesso, scusateci, considerato che sì, no, perché abbiamo mangiato tardi, tutto in ritardo, ma abbiamo bisogno di un caffè, se no un magari caffettino. Il saldatore, sai che... Allora, dicevo, ho creato una composizione Blanca. tipo quello di ieri, no, con la Sagra Famiglia, con l'albero fatto che faremo oggi, e ve lo faccio vedere alla fine. Tanto, ragazze, quello è già venduto. L'abbiamo venduto mentre lo assemblavo. Sì. Chi ha comprato l'alberello che era in vetrina ha visto quello, ha detto, ma quello, dico, lo devo ancora finire, è benissimo, è mio, perfetto. Poi verrà a ritirarlo. Ve lo faccio vedere a fine diretta, perché è molto, molto, molto carino. Allora, cosa facciamo oggi? Mi è venuto in mente che noi come alberello di Sagomiamo abbiamo anche questo modello qua, che è l'SFL52.
Allora, è un albero componibile, vedete? Ta, ta, ta. E io oggi lavorerò sul positivo, sui pieni, ma in effetti questa è una forma allegra e la piastra è molto, molto, molto più comoda per fare questo lavoro, ok? Però siccome qui in negozio l'avevo finita e ho preso il positivo, ma la piastra è disponibile perché è già stata tagliata. Caffè come lo gradisci? Come caffeinato? Guardi, o no, normale? Mi faccia una cosa normale perché normale. Sennò molto bene. Che devo lavorare col sale. Voi gradite un caffè, non sappiamo come mandarvelo, però in qualche modo. Dicevo, la piastra è comunque disponibile perché le vado a ritirare tra stasera e domani e viene 8 euro. Io vi consiglio assolutamente la piastra e non il pieno come lavorerò oggi. Quindi, di cosa abbiamo bisogno? Ciao Gabriella! Lo sto prendendo con voi. Bene Rosa, perfetto. Allora, buon caffè, brave. Così condividiamo anche a distanza. E dicevo, di cosa abbiamo bisogno? A tratti, ma ci sono. Ciao Gabri! Ti abbiamo nominato prima per una cosa che poi ti dico in privato. E allora, abbiamo bisogno della SFL52, possibilmente in versione piastra e non questa. Poi, al solito, lo spalmato amore. Io oggi lavoro su questo qua, crema. Ok, crema, no, è il bianco, quello che è un po' dorato, come l'alberello che abbiamo fatto la prima volta. Ok, ciao Barbara! Ciao cara! Allora, ok? Questa volta però, perché questo alberello deve essere visibile tra virgolette sia davanti che dietro, lo accoppio su se stesso, quindi spalmato amore davanti e spalmato amore di dietro, ok? In modo che avrò, ciao Anna Maria, ciao cara, e Anna Maria, la composizione che stavo facendo stamattina quando sei passata tu è venduta, basta, dopo la vediamo un attimo perché devono ancora ritirarla, ma è venduta, come è stato venduto pure l'alberello che ho fatto ieri. Niente, c'è rimasto più niente. Ora vedremo come assemblerò quello che faccio, ecco, adesso durante il caffè. Scusate, è arrivato il caffè. Intanto io vi dico appunto la lista dei materiali. Allora, SFL52, che è questa sagoma dell'albero, possibilmente in versione piastra e non questa, però se avete questa potete anche usarla, però un po' più scomodo, ok? Poi spalmato amore non ne serve tantissimo, ne serviranno una 30 centimetri per 40, una cosa del genere, io perché me le recupero dalla pezza. E ora noi in diretta lo faremo in bianco. Su quello che ho fatto di prova, che vedremo alla fine, che era invece in verde, io ci ho fatto anche l'effetto neve e su questo bianco non ha senso e non lo farò, ma vi faccio vedere comunque come si fa alla fine, ok? Allora, è naturalmente il nostro fantastico saldatore, ok? Se sentite delle pause è perché sto bevendo il caffè nel frattempo. Allora, questa sagoma è un pochino... in questo caso ci servono anche le forbici, perché in questo caso qualcosa la dovremo tagliare, ok? Ogni tanto esatto. Le vecchie dalle forbici vanno ancora usate. Per quale motivo? Perché questo albero è fatto per entrare un pezzo dentro l'altro. Ora voi state vedendo, immaginatelo di stoffa, la base deve entrare nel secondo strato, il secondo strato deve entrare nella punta. È bellissimo da vicino, sì, è vero, dopo lo facciamo vedere, tanto è venduto.
Ecco. Ciao, vi vedo in differita. Buon proseguimento, grazie Rosa. Ciao Rosa. Grazie. Deve entrare una dentro l'altra, ok? Quindi io ci ho messo più a pensarlo che non poi a farlo. E quindi io dovrò lasciare, a parte la punta, aperto sia il sopra che il sotto, perché mi serve per entrare. Per quanto riguarda il primo strato, mi serve lasciarlo aperto perché poi andrò a imbottire e per farlo stare dritto, lo vedremo dopo, ho bisogno che sotto sia aperto, almeno in parte. Ok? Però poi ho pensato, ma se io mi saldo tutto quanto, magari il sopra no, ma qui per fare lo smerlo me lo saldo, ce l'ho chiuso, quindi poi dovrei ritagliarlo. E allora a sto punto vi faccio vedere come si fa e lo taglieremo direttamente, ok? Lo so che la spiegazione a voce non si è capita perché è più difficile da spiegare che da fare. Quindi io comincerei. Avete domande? Speravo di sì, così finivo di prendere il caffè, invece no. Non hanno domande. Siete pronte? Siete calde? Allora, io mi sono già messa su per giù a misura e i pezzi di spalmatamore, ok? Allora, vi dico ragazze, lo spalmatamore sta iniziando a scarseggiare, tipo sì. Il verde, ce ne sono forse altri due fogli che devo ancora tagliare, ma sta finendo. Ok, allora io mi posiziono la base in questo modo, in modo che qui è già aperto e non devo fare nulla, ok? E mi vado a saldare solamente i lati. Ciao Maria Adele, i lati. Prendi lo stesso caffè. Sì, sì, piano piano, io a sorsetti, tanto lo bevo anche freddo io il caffè. Mi andrò a saldare i lati e nel caso di questo qua di strato fino a questo smerlo qua e fino a quest'altro, quindi questa parte deve essere vuota, ok? Come faccio? E andiamo a vedere. Allora, intanto mi saldo i laterali. Ah, ho deciso che questo tutorial, siccome ci sono troppi silenzi, canto. No! Faccio delle canzoni natalizie. Per pietà! Fate se non domande, parlate, dite io qualcosa canto. In modo che lei non possa cantare, vi prego. Perché io fino ad da stamattina adesso ho subito una tortura. Perché io canto un po' a modo mio. Auditiva. Okay. Anche delle canzoni di Natale che ci piacciono tanto sono diventate. Perché io canto un po' a modo mio. Delle cose. Allora, se ascoltate. Sono arrivata fino qui, non so se avete visto. Fino qui. Adesso mi vado a fare l'altro lato. We wish you a Merry Christmas. No, no, non si può fare. Come no? No, no, no. Lo no. Vedi che mi mandano pure i cuoricini. So io, ma prima che allora a cantare. No, no, mandate i cuoricini. È vero che volete sentire le canzoncine, no, di Natale? No, no. Come no? No, no, no. Allora. No. Allora. Ah, i cuoricini sta a mandare Maria. Lo vedi? Maria me vuoi bene, me vuoi male. Non è giusto. Lo vedi? Ok, allora sono arrivata alla seconda balsa. Ok, quindi abbiamo detto che è saldo il lato fino qui e fino qui. A questo punto vi ricordate come abbiamo fatto? Non ricordo adesso per cosa. Mi ricordate? Non ricordo. Mi vado leggero leggero, tanto il saldatore segna, a fare la traccia di quello che devo tagliare, ok? Stacco la sagoma
come vedete, vedete che c'ho, vediamo se si vede, che ho il segno. Si sì. Vede, si vede. Sì. Ok. E qui sotto in effetti è aperto. Quindi, a questo punto, così in doppio, esattamente come stava, con le forbici, mi vado a finire lo smerlo. Così sono sicura che venga perfettamente speculare. Scusate, era andata fuori inquadratura. Ok, eccolo qui. Quindi qua ce l'ho aperto. Ok? E il primo pezzo è fatto. Adesso mi faccio la stessa identica cosa sulla seconda corolla, chiamiamola corolla. Ok? Però, no, scusate, non è esattamente la stessa cosa, perché queste non le devo chiudere fino al primo smerlo, ok? Ma mi devo fermare prima, se no non mi entra dentro, ok? Quindi la prima la saldo fino al primo smerlo, la seconda faccio veramente solo i laterali, giusto? Ecco, io arrivo qui sulla punta per essere sicura che poi si chiuda bene. We wish you a Merry Christmas. No. Non ci prova proprio. Con che vado? Tu scendi dalle stelle? No, con niente. Lo vedete? Mi tarpano le ali. Mo vedrai, perché non canti, certo. ti tarpo le ali. Io ti tarpo. Domani vedi un'ora di rumba senza più affiato, ti faccio fa. Non posso, ho un impegno con una zia. No. Con una vecchia zia. No. Allora, mi vado a fare il segno di quello che dovrò tagliare. Lo passo due volte, ma proprio leggero, tanto lui segna subito. Ok, ditemi se si vede il segno. Guardatelo bene, così io finisco il caffè. Si vede, no? Sì, scusate, sto prendendo io pure. Adesso vado a fare la stessa cosa di prima, ovvero vado a ritagliare il tutto. Questo, poi chissà se la demo di ieri poi l'ha vista Marzia, e le è piaciuta molto, ci siamo sentite. Meno male. E ieri le stavo dicendo che avrei voluto fare questa prova, e al telefono mi faceva: oddio, però aspetta, come fai? Quali punti aperti? Quali punti? Dico: senti Marzia, io ci provo, poi ti faccio sapere. Quindi penso che poi la vedrà. Ok? Tanto a collegarsi non se ne no, parla. No, non credo proprio. Vedete? Fate sempre la prova che lui riesca ad entrare dentro. Eccolo qua. Ok? Adesso mi faccio l'ultimo strato, la punta, che dovrò lasciare aperta invece solo sotto. Ok? Sopra va chiusa. Aspettate, fatemi vedere se ce l'ho. Sì, ok. Quindi sempre fino all'inizio del giro. Uè, oggi siete silenziose. Però per
feste le domeniche sotto e di no, domenica ci sono, sotto Natale. Ci sono. Siete un pochino. Però siete molto silenziose. Perché non condividete la diretta? Ieri una... Qualcuno l'ha condivisa. Sì, qualcuno l'ha con... una signora l'ha condivisa. Nel suo profilo, perché fa queste cose e ha condiviso anche la... Sì, una signora che non conosciamo e che ringraziamo. Sì, infatti devo ringraziare. Ok. Anna Maria, com'è la storia? Qua dobbiamo iniziare a luglio per Natale, nemmeno agosto. Pensa che abbiamo cominciato a giugno. Almeno, almeno commercialmente. Però qualcuno che faceva già i lavori c'è stato, sì. Pochini. Al solito mi vado a fare. Però c'erano, quest'estate. Sotto. Ragazze, che fate? Passate sabato prossimo. Ve lo ricordate che c'è l'estrazione dei premi sabato, eh? Dalle 15 in poi andremo anche in diretta. Ci sarà un brindisino. Per chissà qua, perché in diretta ci riesce difficile. No, andremo in diretta per l'estrazione, visto e considerato che il gioco era esteso a tutta Italia e quindi... Meglio, chi comincia prima è a metà dell'opera, quello infatti. Quello sì, quello sì. Ok, ho fatto il segno sotto. E me lo vado ad aprire. Nel frattempo, come ricetta di cucina, si sta scaldando anche la colla a caldo. Avete bisogno anche di quella, eh? Sì. Ok. E ecco qua la punta. Vado sempre a verificare che mi si inserisca nella precedente e si inserisce. Perfetto. Ok? È bellissimo. A questo punto io me lo lascio così appoggiato. Cosa faccio? Prima di tutto tolgo il saldatore e lo meglio. Metto per terra. Sì. È acceso però, eh? Sì, lo so, lo so. Ok. Allora, cosa vado a fare? Nei punti che mi poggiano sul precedente, ok, vado a mettermi la colla a caldo. Così lo rendo tutto un pezzo. Io ho deciso l'anno prossimo alberelli, rendina, abbellimenti, albero saldatore a go-go. Anna Maria. Ragazze, io non vi anticipo naturalmente niente, ma vi dico che la follia del saldatore continuerà anche a primavera, perché ho avuto la fortuna di vedere un'anteprima. Con degli incrementi, da quanto ho capito. Esatto. Per cui, a Natale, fatevi regalare un saldatore. Sì, scrivete a Babbo Natale. A Babbo Fabbro e gli dite, mi porti il saldatore. A Babbo Ferramenta. Babbo Ferramenta. Eccolo qua. Stessa, aspettando la primavera, esagomiamo appunto. Esatto. Stessa, identica cosa, io me la vado a fare dietro. Ok? Poi sceglierò qual è il mio davanti e il mio dietro. E penso che questo sarà il mio davanti. Ragazze, se esco dall'inquadratura e magari qualcosa non si vede bene, ditelo, eh? Che magari non me ne rendo conto. No, vabbè, poi certe volte magari per praticità... Ok. Sì, si esce pure da inquadratura, però. Ecco qua. A meno Anita. Che... Anita, ciao.
almeno e perdere la ah sì perdere la punta. Ah, è successo questo, Anita, porca miseria. Vabbè, però si vendono le punte di ricambio, io a breve dovrò cambiarla perché lo sto sfruttando veramente in maniera indegna, non ci ha avuto pace da quando ce l'ho. Ma è Anita, Anita? Sì, Anita, sì, Anita, sì, Anita, ciao. Stavo per dire ciao, sei nuova, come al mio solito. Ma te prego, Lillo, che fa Lillo? Allora, ragazze, ecco qua. Ok, a questo punto io cosa ho fatto? Ho reso un pezzo unico aperto, sì, al centro. Dice, vabbè, aspettate, anticipo una riflessione che ho fatto anch'io all'inizio, per cui non ci sarebbe nulla di male. Dice, ma perché a sto punto, invece di complicarmi la vita, io mi faccio direttamente questo perimetro, queste me le disegno e sto, e non devo fare tre pezzi separati? Allora, ni, nel senso, se lo fate in panno lenci, tutto sommato potrebbe essere giusta come osservazione, ma con un tessuto più spesso, io ora non so se in telecamera si vede, ma credetemi che questo spessore si vede e fa la differenza piuttosto che farlo piatto, ok? Perché io mi potrei prendere tranquillamente, mi disegno sto perimetro e me lo faccio io un taglio unico, però è diverso, ok? Poi chi avrà modo di vederlo dal vivo magari se ne renderà conto, proprio cambia, cambia. Allora, a questo punto me lo vado a imbottire. Niente di più semplice se trovaste l'imbottitura. Ecco, ok. Ok. Insomma, ti ha perso la punta, Anita, tuo marito? E vabbè, così adesso per Natale gli dici che ti deve fare un saldatore nuovo. Potresti cambiare anche solo la punta, ma tu pretendi il saldatore nuovo. Allora, vado a imbottirmelo bene bene sulla punta. Bene bene sulle sporgenze. Tanto con il dito ci riuscite a entrare, eh? Che comunque questa sagoma è piuttosto larga. È larga, sì. Ok. Imbottite i laterali chiusi. Allora, questo potreste crearlo anche da appendere. Sì. Se vi serve da appendino, dopo l'imbottitura... Ciao, ciao Valeria! Ben arrivata! Ben arrivata! Dopo questa cosa che stiamo facendo, se vi serve da appendere, non lo smerlate all'inizio, ok? Lo lasciate lungo. Imbottite, chiudete e saldate, così si... si salda tutto quanto, ok? Io lo lascio aperto perché io poi dovrò assemblarlo in piedi, per cui ho bisogno di questo appoggio. Se avessi la cucitura mi andrebbe un po' da tutte le parti. Poi dopo ve lo faccio vedere su quello già assemblato. Allora, io consiglio, sempre appunto che non sia da appendere, di inserire all'interno uno spiedino che lo tiene. Ben trovate, buona domenica a te, cara. Anche a te, a tutti. Aspettate, imbottite bene, mi raccomando, non lasciamo punti vuoti che poi sono brutti, si vedono.
Eccolo qua. Ok. Ok, adesso insomma abbastanza qua un po'. Beh, vuoto. Sì, è bello cicciottoso. È bello cicciottoso. Eccolo qua. Ok. Vedete? Che così poi io lo andrò ad incollare sulla base in questo modo e mi resterà bello dritto. Ah, con quelle due alette. Sì. Ah, okay. Le uso come resta... base. Ah, ok, perché resta più stabile, certo. Mm? Inserisco comunque lo spiedino in maniera che comunque mi dà più stabilità. Poi questo, a meno che non lavoro su una base, ad esempio di polistirolo, lo infilzate, ok? Io poi questo me lo taglierò. Allora, adesso è venuto il momento di farvi vedere quello già assemblato, così vi faccio vedere come decorare la neve, che in questo caso non ci serve, ok? Perché è bianco. Vediamo se trovo un qualcosa di oro, ad esempio, sarebbe carino. Allora, ve lo faccio vedere, non vi innamorate, perché è venduto. Sì, come dicevamo all'inizio, è stato venduto stamattina, che era mentre ancora era da fare, in fase di lavorazione. Esatto, aspettate, eccolo, sto qui cercando. Sì, sì. Okay. Sì, 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 sì. Allora, questo l'ho fatto con lo spalmato amore verde, quindi ci stava bene sopra. Intanto vi piace? Che dite? Tiralo verso lo so, di me, sì, verso di me, non si vede l'albero. Ok, dovrei adesso mi dovrei essere posizionata. Ok, ferma così. Ci sono le lucine, naturalmente. Aspettate, quindi ve lo faccio vedere, eh? Tiro un po' via. Guardate! Che se ci ho messo molto più a posizionare tutte le lucine che non a fare il resto. Ok? Allora, vedete che sull'albero verde c'è l'effetto neve? Se rinfila più questo. Sì, sì. Che mi dà ancora più profondità alle balze. Ve lo faccio vedere anche dietro, perché appunto dicevamo che questo deve essere ben visibile avanti e indietro. Ok? Questa non è una pasta neve. Se avete una pasta neve va bene anche quella, ma io ho usato un'altra cosa perché la trovo più fine in questo contesto, che è una finitura. Nasce come finitura perlata di stamperia. Questo è un paio, ancora ci sono rimasti, tre ce ne abbiamo disponibili. Questo è per fare una i drop, ok? Sì, le gocce. Ed è perlata, ok? Quindi ha già il beccuccio, al tubicino sottile, bianco perlato. Ha già il tubicino sottile, sì, per cui potete usarlo direttamente dal tubicino, dal beccuccio. Esatto. E inoltre, se non ricordo male, potete mischiarla ad un colore opaco e in teoria ve lo dovrebbe rendere perlescente, calcolando che però partiamo da una base bianca, perché questo prodotto è bianco. Sì. Potreste avere quasi sicuramente un tono più chiaro rispetto al colore. Al colore originale, eh? Quindi dovete un po' giocare con i dosaggi. Però essendo appunto bianca, io su questa ora non l'andrò a fare perché no, non ha senso. Che ho fatto? Perché io ci penso a voi, poi non dite che ve vogliamo bene. Come ci hanno detto oggi qualcuno, noi non abbiamo problemi a condividere tutto quello che facciamo e le idee e i trucchetti. Che ho fatto? Mi era rimasto un pezzettino di
Spalma d'amore, però è un pezzetto, un rimasuglio, eh. Me lo sono smerlato, esattamente come è il finale della corolla, ok? Vi faccio vedere come ho lavorato, naturalmente su tutte le balze e naturalmente avanti e indietro, ok? Uno, due... Se dà una botta crolla, no, perché sporge. E, uno, due e tre, anzi sulla base solamente qui, perché questa non si vedrà. 1, 2, 3, quindi fronte, retro, ok? Allora, cosa ho fatto? Qua, naturalmente, prima di imbottirlo vi conviene farlo, se no fatelo quando volete, ma prima di imbottirlo lavorate più comode, ok? Allora, mi sono fatta prima il perimetro, si vede? Troppo lo devo dire. A parte se vi piace vede. Potrebbe rimanere pure così. Poi fallo vedere più fino da vicino, però si vede. Ok, ho messo, questo è un colore che praticamente rimarrebbe a rilievo, vedete? Ok, se vi piace così lo lasciate così. Se no, sempre con lo stesso beccuccio, verso, ho tirato verso l'interno. Questa è una, vabbè, insomma, dire tecnica è un po' troppo, comunque è un trucchetto che proprio abbiamo imparato da Marzia. Sì. Pure con l'acrilico si fa, eh. Ok. Tirate verso dentro. Io ora lo sto un po' accentuando per farlo vedere meglio in telecamera, sì. Ma lì ne ho fatto pure meno. Poi potete anche andare ad aggiungere. Costo tubicino, 2,40 €. E eccolo qua, aspettate. E ve la faccio vedere. Guardate che meraviglia. È proprio un effetto neve. Sì. Neve raffinata. Un tubicino per Anna Maria Carrara. O ci manda a quel paese Anna Maria, io sono sicura. Sono sicura. Ok, ce ne restano ancora due. Ce ne sono ancora due disponibili. Ok, ed è quello che io ho fatto su tutti gli strati, avanti e indietro qui, ok? Vedete? È bella pure questa versione della natività, eh? Sì. Sì. Ecco qua. Allora. E come asciugatura io ho notato che si asciuga piuttosto una mezz'oretta asciutto, perché poi lo dovete girare, a meno che non ve lo puntate, non ve lo puntate su tipo una base polistirolo e allora poi vi resta dritto, sì. Se lo fate dopo imbottitura non gliela posso fare. Bellissimo. Anna Maria, adesso devi dire o a tua sorella, a tuo figlio che accompagni al negozio. Io penso che la cacciano di casa. Sì. Allora, noi cioè, è finito il tutorial. In effetti sì, sì, perché poi adesso ora vedrò come assemblare questo e ci metterò della botanica eccetera, ma devo vedere un attimo perché voglio creare un altro centro tavola, visto che non riesco tenerlo in vetrina un attimo, sì. E devo vedere se trovo però un'altra natività o un'altra cosa da metterci vicino, ce l'ho pure una mezza idea, e ok, e poi andrò a incollarlo in questo modo, guardate, sì. Ve lo faccio vedere da sotto mettendo la colla qua
e qua apro e a quel punto mi resta bello dritto. È esattamente come ho fatto qua, che vabbè, adesso poi è anche ulteriormente mascherato, non lo vedete perché ci ho messo la neve sopra, ma questo è incollato in quel modo lì. Ok? Per questo dicevo non lo chiudete, perché se lo chiudete, se dovete farlo così, se lo chiudete poi per farlo stare in piedi con la piegatura qui non è facile, non vi Ok. conviene farlo una Buonasera, sera. non mettiamo in Prego, giro, prego. non vi conviene farlo, d'accordo? Vi conviene lasciarlo aperto e poi prende anche più l'effetto 3D, d'accordo? Allora, ricapitoliamo i materiali. Spalmatamore, in questo caso ho usato il bianco. Buonasera. Prego. Ho usato il bianco. Poi, secondo me si è messa paura perché pensa che sto a parlare da sola col telefono. No, Ok. vabbè. Spalmatamore, la sagoma. SFL 52 che viene 8 euro in versione pla. Mio figlio sta sentendo tutto, Con lascia la sua immaginare. Fantastico. Ciao figlio di Anna Maria, non ricordo il tuo nome. Diego, Diego, Dario, 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 Dario. Dario si chiama il figlio di Anna Maria. Ciao figlio di Anna Maria. Abbi pazienza, abbi pazienza, Perdonaci. perdona. Dicevo, Dario, sì, Sì, infatti, infatti, infatti. in versione vi consiglio la versione placca, tanto Sì. il costo è identico, ok? Sempre 8 euro viene. E mi pare che Anna Maria l'aveva, ricambia i saluti, grazie. Mi pare Ancora. che ancora, per ora ci saluta, la prossima volta ci tira una granata dalla vetrina. Mi sembra che Anna Maria me l'avesse lasciato ordinato, la placca di Sì, questo proprio stamattina, stamattina, sì. vedi, per cui comunque doveva tornare. In effetti questo ho usato, l'imbottitura, e mettete uno spiedino dentro, uno stuzzicadenti, qualcosa. Esiste anche... Anna Maria si spara. No, però non vi so dire il costo, niente. Avete presente il piedistallo dell'alberello piccolo? Non ve lo posso far vedere perché sono finiti. Quello da 2,60 euro, no? Alto 15 centimetri. Mi diceva ieri Marzia che esiste anche la base per questo albero, che ha un diametro più largo, ha un diametro di 10 centimetri, se non ricordo male. Volendo esiste, non so prezzi, non so niente, non c'è sta, sarebbe da tagliare, quindi tranquille perché non ve lo vendiamo Per ora. per ora. Appunto. Ok, allora ragazze, io ho finito, ci sono domande? Vi ricordiamo che sono rimaste ancora due Due tubetti tubetti. di finitura perlata che in questo caso abbiamo utilizzato per l'effetto neve. Sì. E basta, perché poi il resto a immaginare, fantasia, botanica. Io lo sapete cosa ci voglio provare sopra, ma non so come verrà. Ci proverò. Siccome Marzia in una sua diretta proprio di un alberello, l'altro modello, aveva messo sopra la paglietta dei piatti per fare i fili intorno all'albero, ci ha messo la paglietta. A me è venuto in mente che noi abbiamo questi, che sono i riccioli d'angelo E quindi per è la testa. praticamente la baglietta. È su per giù, è simile, però devo vedere un attimo come, perché mi Sì, piacerebbe no, ci sta mettere una bene. cosa. Vedete? Ci sta Guardate che bene. delizia! Sì. Molto, molto carino Sì, è sarebbe. molto carino. Per cui probabilmente farò così. E a posto. Allora, ragazze, se non avete domande o Sono senza richieste parole. senza parole, noi vi
saluteremmo e vi lasceremo in pace almeno per il proseguo della domenica. Domani torniamo in diretta? Non lo so, non si vediamo. Sa. Perché questi giorni, come avete visto, è un po' a singhiozzo, tranne in questo periodo che comunque... Grazie. Come detto stamattina, grazie per la generosità della grazie. Cioè, prego, figurati, per noi è un piacere, anche perché fondamentalmente noi ci divertiamo. Sì, per cui allora sì. Ci piace condividere tutto. Allora, quindi stavamo dicendo, per quel che riguarda le dirette in questo periodo di Natale, come avete visto, a parte questi giorni che sono state fatte praticamente tutti i giorni perché erano i tutorial. Stiamo andando un po' a singhiozzo, un po' sì, un po' no, perché sono comunque giorni particolari, nuovi arrivi non ce ne sono perché ormai... Per ovvi motivi. No, ma soprattutto perché in questo periodo ma chi c'è da retta? Nessuno. Per cui gli spacchettamenti li rimandiamo a passate le feste. E, per cui non sappiamo se effettivamente domani ci saremo e quando torneremo. No, sicuro noi ci saremo in diretta. Ci saremo in diretta, sto parlando di diretta. E, sicuramente c'è quella di sabato alle 15, che è quella per gli auguri di Natale e per l'estrazione carino, dei tre premi tre. Grazie. Non vi sto seguendo perché non posso, ma bello questo alberello. Sì, Stefano. È un altro modello, dopo riguarda la diretta così lo vedi. Ok, allora, bene, io torno in sala montaggio. Sì. Io in sala assemblaggio. No, io infatti insisto che se Mediaset me volesse dare uno sgabuzzino, io mi trasferirei perché sto pure più... Mettermi vado lì col mio bel computerino, non do fastidio a nessuno. E montare i tutorial nostri. I tutorial nostri. Quindi adesso vado a condividere la diretta e a mettere su YouTube l'ultimo video che si stava montando mentre partiva la diretta. E faremo poi il montaggio di questo ultimo, quello di oggi, ma nelle ore notturne, non lo so quando. Ormai ci è rimasto quello. Domani invece di salsa famo il montaggio. Grazie a te, Anna Ciao. Maria. Domani invece di salsa facciamo il montaggio. Va bene. Ti piacerebbe. E quindi vabbè, insomma, è tutto in divenire. Esatto. Allora ragazze, bene, grazie mille, grazie davvero, siete state anche tante durante la diretta perché io guardavo il contatore ogni tanto, per essere domenica e vicino praticamente alle feste, con le feste alle porte ci siamo, e grazie mille, buon proseguimento, ci vediamo la prossima volta, ciao grazie. Ciao.